Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, in questo terzo giorno della novena, dinanzi al corpo di San Pio da Pietrelcina, vogliamo riscoprire l'importanza di esercitare la virtù dell'umiltà, l'umiltà del cuore, per vivere da veri cristiani. Il Vangelo che ascolteremo fra poco ce lo ricorderà, insieme alle parole che Padre Pio da Pietrelcina scrisse ad una sua figlia spirituale. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Da una lettera di Padre Pio ad Anita Rodote. Quanto più le grazie e i favori di Gesù crescono nell'anima vostra, tanto maggiormente dovete umiliarvi, tenendo sempre voi l'umiltà della nostra celeste Madre, la quale nell'istante che diviene Madre di Dio si dichiara serva ed ancella del medesimo Iddio. Nelle cose prospere ed avverse che vi avvengono, umiliatevi sempre sotto la potente mano di Dio, accettando con umiltà e pazienza non solo quelle cose che vanno a secondo del vostro gusto, ma ancora accettando con umiltà e pazienza le tribolazioni tutte che Egli vi manda per sempre maggiormente, rendervi a Lui più accetta e sempre più degna per la patria celeste. Insieme recitiamo la giaculatoria. O glorioso San Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore, per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo. Immagine di Cristo, segnato del
preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare, hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo Figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per la sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. San Pio da Pietrelcina. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina scenda su di voi la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.